Che non sono la peggio. Allora, io sono stradrucchiata, cioè ve lo faccio vedere. Non so se vedete. Ciglia finte, mi sono fatta il contouring di quello serio, ok? Ok. C'ho pure, cioè, capito? C'ho pure un vestitello con la magliettella e con. Allora, in tutto questo, mi sono messa il giacchetto corto, perché, ok, occhiali a cuore e sto andando a buttare il sacco della spazzatura, cioè, ma ci volete credere oppure no? Allora, io sono entrata nel più totale disagio. Allora, a me solitamente non mi succede, dove caspita ci hanno messo le sigarette? Forza, Cami, ce la puoi fare. Allora, io solitamente non vado in paranoia di niente. Ultimamente sto andando in paranoia di qualsiasi cosa. Allora, intanto non trovo le sigarette, quindi fino a che trovate. Allora, io adesso sto andando a buttare il sacco della spazzatura, ok? Allora, va bene, il trucco mi serviva per farvi vedere, vi voglio far vedere adesso dei prodotti che mi hanno mandato da New Chic, ok? Che vi devo fare il video. E non l'ho ancora fatto, ma io comunque le ho provate. E quindi vi volevo magari far vedere in qualche storia, perché tanto mi devo truccare. Allora, questo giacchetto non ce l'ha le tasche. Sì, qualcosa ci dovrebbe avere. Allora, no, sì che mi ero già truccata. Non c'entrano le sigarette, io che mi devo. E ho detto, vabbè, tanto devo andare a buttare il sacco, no? E poi mi sono chiesta, cioè, mi sono vista all'armadio quando sono andata a dire alla mia nonna che andavo a buttare il sacco, mi ha detto lei da vado a buttare il sacco, lei c'ha l'armadio con tutto lo specchio e mi sono vista. Ed è stato là. Cioè, ragazzi, avete idea? Cosa faccio io? Cioè, io esco per andare a buttare il sacco della spazzatura in queste pezze. Sembra che stia uscendo per. No, sbatte anche il ciborio, che stia uscendo per andare chissà dove, e invece me ne vado a buttare il sacco della spazzatura. La cosa è abbastanza inquietante, vi posso garantire che molto, molto. Stamani sono pure riuscita, io non so se vedete. Ok, questa cosa è molto importante. Sono riuscita ad andare fuori nel modo giusto. Ok, sembra che le mie labbra siano così. Vedete? Ok, io non ci riesco mai, perché palesemente non ci riesco. E invece, passerò di qua, e invece questa volta ci sono riuscita. Comunque, sono andata meravigliosa, meravigliosa. Io volevo naturalmente andare al mare. Ma me lo scordo perché naturalmente il sole è arrivato adesso. Mi batteva la ciglia nell'occhiale. So che è una persona stracorretta. E quindi niente, vabbè, dai, vado a buttare. Insomma, mi è presa male perché ho detto, ma andiamo, cioè, vedere una persona che si sistema così per andare a buttare un sacco della spazzatura. Va bene. C'è la scusante del video. Boh, mettila lì che poi non ho neanche fatto durante. C'ho un pacco. Di un lip. È il lip che aspettavo. Ed è viola. Ce lo guardiamo mentre andiamo. Anzi, diciamo che ora mentre andiamo me lo guardo io e dopo naturalmente ve lo faccio vedere a voi. Sono riuscita ad aprirlo. Allora. Questo fa parte di quelli che sto prendendo di tutte le varie serie a 1 euro e qualcosa. Non c'ho neanche Ugo stamani, se no lo portavo fuori. A 1 euro e qualcosa di tutte queste varie serie. Trovando e cercando quelli che sono più buoni, quelli più e quelli meno. Ok, allora qui c'è un po' di. È l'unico punto dove mi posso mettere a sedere. Allora. La carta del lip è questa e il prodotto è questo qua. Ed è un violetto chiaro. Ora io ve lo faccio vedere. Wow, che colore amo.
Io non so cosa e quali colori potrete vedere. È un viola molto lilla, però molto scuro allo stesso tempo. Oio, ragazzi, cominciano i pollini. È un problema grosso perché io sono allergica. Non capisco come mai questi piccioni si piazzano sempre qua. Allora, adesso accendo una sigaretta, faccio una passeggiata per smaltire. Se vi dico cosa ho mangiato ieri sera, mi infamate. Mascarpone, mascarpone e Nutella. Praticamente Nutella. E stamani ora la rimangerò a un paio di cucchiaiate. Quindi sono un maiale e ho veramente cominciato a vedere. Mi vedo piena, raga. Mi sto a vedere piena. E che io mi veda piena è grave. L'odore è figo. Ora non mi levo per come mi sono data, perché cioè, non mi riuscirò mai più a ridarmelo così. Comunque, io non so che colore vediate, ma insomma è bello, ve lo dico. Sto prendendo praticamente questi lip e vedo, no? Perché tanto la maggior parte. Oioi. Bisogna prendere l'antispasminico. Ma poi no, uno dice, sai, c'è gente che vlogga da tutte le parti, no? Ma io vlogo a Sant'Andrea, ci sono quattro case. C'è più piccioni che persone. Non so se l'avete visto i piccioni. Penso di sì, c'è più piccioni che persone in questo posto. E io mi vesto tutta scicchettosa. Grassa, perché non so se vedete la mia grassietà e tengo la pancia, quindi e non so se vedete qualcun altro e vedere me che vlog, ecco, sono partiti i piccioni. Vedere me che vlog penso sia la cosa più triste che esista sulla faccia della terra, quindi io mi chiedo, ragazze, perché sprecare il vostro tempo? Ok. Comunque sto cercando di camminare un attimo perché sto mangiando veramente come un vitello. Ieri l'altro, allora vi ho fatto il vloggettino sullo strizzacervelli, ok? Mi vorrei collegare ad una cosa, visto che probabilmente parlandovi di questo vi ho detto della mia festa, e per farvi capire, l'altro giorno, quando è che sono andata ad Alin? Venerdì? Allora, ieri era. Io perdo i giorni, giovedì dovrebbe essere, quindi sì, ok, giovedì e mercoledì sera c'è stata una serie di situazioni sbabamba, rimbalzati un flipper in quelle classiche situazioni che dici non è possibile, quattro coincidenze tutte sbabamba. E siamo stati troppo forti, troppo. E io sono nella merda con questi pollini, veramente nella merda. Mia mamma è già da 20 giorni che è nella merda con i pollini, ma lei quasi tutto l'anno. Io invece per ora me la concedevo, stavo abbastanza nei ranghi. Invece adesso non ci sto più nei ranghi, mi tocca prendere la pasticca e la situazione è insostenibile. Ok, comunque. Siamo stati troppo forti, vedi? E quindi sono contenta. Quella reazione, sensazione fantastica ti fa poi andare avanti in maniera positiva, invece che negativa, invece che la testa, capito, si frutta. Allora, il problema di adesso sarebbe che io devo andare lassù, passare da là e andare su in cima, perché è l'unico posto dove posso passare su. Perché poi qua c'è un'altra strada, ma è comunque gli orti. Allora io lassù perché non posso andare? Perché è piovuto, mi sono vestita, non so, cioè non ho le scarpe da pioggia, quindi gli stivaletti ghepardati, perché avrei avuto anche quelli. La mia mamma mi ha comprato gli stivaletti da pioggia. Cercato di ritrarmi per non farmi sentire parlare, quelli da pioggia ghepardati, quindi sarei dovuta uscire, andare nel campo, oltre che con il mini giacchettino ghepardato, anche con le
Dai, cazzo, si chiamano gli stivali di gomma. Basta, ghepardati. Quindi questo è. O mi vesto qualche volta in tutone, proprio cioè largo, come se non ci fosse un domani, o altrimenti cerco di vestirmi un po' più. Ma se uno non si veste così per uscire ed andare almeno in città, la situazione è veramente deleteria, perché poi qui è o vecchi o persone comunque di una certa età che vanno al lavoro e che hanno comunque un certo stile di vita abbastanza regolare. Dovevo girare i panni, cazzo. E comunque stamani ho passato la mattinata a pulire casa, come le classiche casalinghe. E io mi sto veramente preoccupando sempre di più. Ma perché? Perché comunque sia la cosiddetta normalità, perché poi chi è che ci dice cos'è la normalità, sia così noiosa. Cioè, quello che comunque uno fa nella vita, no? Hai sempre fatto qualcosa nella vita che però ti ritrovi poi comunque a dover affrontare una vita normale, cazzo, no? Ma il normale, poi la normalità è relativa, nel senso ognuno ha la sua normalità. Per qualcuno normalità può essere tornare a casa, fare una minestrina da mangiare e poi andare a letto e neanche trombare con il marito o la marita. E invece per un altro la normalità può essere pasta asciutta la sera e una scopata sana con la moglie, pirotecnica prima di andare a letto. Cioè, capite che voglio dire? Quindi chi è che stabilisce la normalità? Nessuno, fondamentalmente. La normalità sociale, che comunque tutti vedono, quindi tornare a casa la sera dal lavoro, fare cena con la famiglia e poi andare a letto, a me mi annoia questa normalità. Quindi io comunque in questa normalità devo trovare qualcosa che mi dia la spinta giusta per poter poi annoiarmi di meno nella normalità. Allora, sto riscoprendo tantissimo il leggere, perché io mentre leggo mi catapulto in altri, vedi perché leggevo comunque, perché mi catapulto in altri. Io potevo passare pure di là, ma no, via, lasciamo perdere. Poi comunque l'ora di fare da mangiare, che mio babbo fa poco torna. Mica, ecco l'amore mio. Poi quando ti chiama il tuo uomo e capisci che la sua normalità è veramente poco poco rifinita. Quindi la normalità del tuo ragazzo è un po' scioccante, che veramente non ci sta con la testa. Io cerco di fare qualcosa da mangiare. Io e le mie labbra bellissime, vi salutiamo. Lin ha bloccato la mia grande riflessione mentale e niente, ho perso il segno, sbom, basta. Quindi ora preparo da mangiare, il mio preparo da mangiare non so, avrei voluto preparare un qualche sughino, ma allora per l'appunto, caso strano, stamani guardavo un video su Facebook di Lin, perché io non ho Facebook, lavorandoci a un peperone. E c'è questo ragazzo che fa una canzone d'amore per sua figlia, no? E lui è un rapper un po' particolare. E allora ero lì, a me pensavo, no? Ma chi è sto scemo? Cioè, allora, rispondeva proprio a tutti, oh ciao, io come va, perché no? Cioè, capito, una persona un po' artefatta. E a me mi veniva a mente, no? Ma te pensa io davanti alla telecamera quanto sono imbecille, o comunque non mi creo problemi nel dovermi far vedere in un certo modo con i denti gialli. Cioè, invece ci sono persone che passano la loro vita, a parte starò sbambinando, ho perso le sigarette, eccole. Ora dopo vi faccio del lip, ora non me lo tolgo, eh. E invece persone, capito, che cioè impazziscono per questo tipo di vita, no? Per comunque essere seguiti da paparazzi, per dire, no? Mazzata, ho detto, però. Allora, la palette che vi volevo mostrare è questa qua, Veronni. E praticamente è il dupe di Kylie, quella della Kylie. E oggi mi sono fatta il trucco con quella. E vabbè, è là il metal della, per metterlo lì,
un trucco di merda mi è venuto, fa veramente schifo, però è stata una cosa che ho fatto talmente velocemente. Vabbè, comunque dentro è fatta in questo modo, ha una scrivenza pazzesca, veramente 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 molto alta. Più ho preso una serie di cose che vi dovrei mostrare in un video se riesco, ma lo devo fare, e voglio fare un get ready with me dove appunto vi metto un po' tutti i prodotti che mi sono fatta inviare. L'illuminante che vedete sullo stesso è questo qui, Urban Decay, sarebbe il dupe di Urban Decay Ukambe Glow Kit, ed è questo. Io ho visto fare lo stesso video a alcune ragazze. Allora, questi illuminanti, allora, io c'ho quello nel mezzo, guardate cosa, non è questo, cioè, vabbè. Sì, ciao, vabbè. E quindi l'ho visto fare già loro, quindi, però io l'avevo già rifatti questi video un sacco di tempo fa, quando prendevo le collaborazioni. Perché? Perché secondo me trovare dei dupe, ancora sputeggio, trovare dei dupe abbastanza validi con un prezzo davvero economico, purtroppo c'è chi non si può permettere di comprare dei trucchi ad un certo costo, quando secondo me in realtà non ce n'è neanche bisogno, perché ci sono dei prodotti che veramente sono davvero 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 ottimi e fanno le scarpe a dei prodotti che costano l'ira del signore. Cioè, va bene, ci sono i troiai, ma vi posso garantire che ci sono anche un sacco di prodotti che vi possono svoltare la vita lo stesso, senza andare a spendere delle cifre brutte. Io ho parlato mezz'ora da sola perché pensavo che stavo registrando e invece non stavo registrando. Quindi con questo chiudo tutto. Questi occhiali li adoro, lo sapevo che quant'era li cercavo. Aspetto che tornino i miei compatrioti per mangiare. Ci vediamo dopo.